Buongiorno. Mi sentite senza che mi metta le cuffie? Ciao. Ciao a tutte. Tutti. Buongiorno. Buongiorno. Bene, grazie. Allora, non mi sto a mettere. Ciao, vedo tante amiche. Anna, Letizia, Marina, Francesca, ciao. Bene, che si sente. Allora, nel frattempo. E appunto diamo la possibilità un pochino a tutti di arrivare. E, ciao. L'idea insomma è quella, come stiamo vedendo queste mattine, di concederci una pausa anche solo di 15 minuti per una pratica da poter fare, da poter condividere, da poter fare tutti insieme. Qualcuno magari è già al lavoro, qualcuno è ancora a casa, qualcuno a letto, qualcuno sveglio da un po', pertanto. In realtà non importa il dove siamo, sono tutte pratiche che possono essere fatte in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo. Un posto dove poter riposare un attimo per svegliarsi, per stare insieme a noi stessi. Buongiorno a tutti. Come non so se avete avuto modo di partecipare anche alle mattinate precedenti, l'idea di questa settimana è proprio quella di dedicarci una pratica diversa ogni mattina e quindi abbiamo visto la pratica del body scan, del corpo, il respiro, abbiamo fatto dei movimenti insieme. Ieri Marina ha condotto una pratica sui suoni e stamani faremo una pratica proprio sui pensieri, quindi un modo di avvicinarci anche a quella possibilità di cogliere, no, la mente senza dover per forza maneggiarla, fermarla, trattenerla o allo stesso tempo ovviamente spingerla via. Quindi la possibilità anche di accogliere nell'esperienza ovviamente quello che accade a livello dei pensieri che spesso ci coinvolge tantissimo e ci riempie un po' la testa e le giornate. Allora, non riesco mai a vedere l'orario. Direi che intanto possiamo cominciare, poi se qualcun altro si collega ci segue. E quindi proviamo ad acquistare una posizione che ci faccia sentire svegli, ma allo stesso tempo comodi e rilassati. Non importa dove siamo, non importa necessariamente arrivare ad un certo tipo di postura. Possiamo stare seduti su una sedia, possiamo stare seduti su una poltrona, qualcuno di noi magari è ancora sdraiato a letto, possiamo essere in macchina o sul nostro posto di lavoro. L'importante è provare ad ascoltare anche questo piccolo passaggio in cui entriamo nella pratica, in cui entriamo a contatto con
lo stare seduti e lo stare distesi. È proprio come se potessimo accorgerci di entrare in questa dimensione che è la dimensione della presenza, la dimensione di un incontro con noi stessi. E quindi accorgerci magari di tante cose che se non prestiamo attenzione possono sfuggirci, come la sensazione proprio della posizione che abbiamo scelto di assumere. E quindi del contatto dei piedi ovunque appoggino. La sensazione delle gambe, ovunque siano sorrette, magari in alcuni punti toccano un supporto, in altri no. La sensazione della schiena che è dritta, senza mai irrigidirsi, e le spalle sono aperte in modo che il respiro possa fluire. Che la posizione ci aiuta nella pratica, perché è proprio un equilibrio fra gentilezza, comodità e agio, ovviamente, nei nostri confronti e nei confronti del nostro corpo. Ma anche allo stesso tempo è una postura, una posizione che ci aiuta a coltivare l'intenzione della presenza, l'intenzione a tornare. L'intenzione a esserci. E quindi piano piano scivoliamo in questo momento in cui siamo piuttosto che facciamo. Si dice che la pratica è non fare, non perché sia minimamente niente di passivo, quanto piuttosto perché proviamo a disinnescare le nostre attività in cui vogliamo raggiungere uno scopo, un obiettivo, produciamo, riflettiamo, non perché questo ovviamente sia sbagliato, ma proprio per incontrare una dimensione che è quella del sentire, una dimensione dell'essere, una dimensione dell'ascolto. E cominciamo ad ascoltare il respiro di questa pratica, di questo mattino, di questa giornata di fine settimana. Respiro che va bene così com'è, che non deve essere diverso, non dobbiamo cercare di respirare in qualche modo, di renderlo particolare. È proprio un primo e gentile contatto con noi stessi attraverso il corpo che siede, il respiro che entra ed esce. E piano piano possiamo con davvero tanta tanta gradualità e gentilezza portare l'attenzione ai nostri pensieri. Possono sorgere dei commenti, possono sorgere delle catene di parole o delle immagini. Possono sorgere pensieri magari relativi a quello che dobbiamo fare, quindi al futuro, a qualcosa che ci preoccupa, o anche che vogliamo, non vediamo l'ora di fare.
Oppure possono sorgere dei pensieri riguardanti il passato, dei ricordi. Coltivando sempre l'attitudine non giudicante di prestare attenzione a quello che c'è così com'è. A volte possono emergere critiche, appunti. Quello che proviamo a non fare è proprio entrare in questo flusso di pensieri, ma ci limitiamo a osservarlo come se potessimo sostare un passo indietro a questo fluire incessante di parole, di immagini. Come se potessimo immaginare i nostri pensieri come dei treni in una stazione che entrano, scorrono, passano. Alcuni sono più lenti, altri estremamente rapidi. A volte qualche ondata ci muove. Altri passano più inosservati. Che noi ci possiamo immaginare proprio sostare sui binari a notare questo costante entrare e uscire dal nostro campo della mente, ma senza rincorrerli, senza scacciarli. A volte possiamo anche accorgerci naturalmente di essere saliti su di un treno, di essere rimasti coinvolti in un pensiero. E anche questo, quando accade, è del tutto normale. Possiamo, non appena ce ne rendiamo conto, scendere da questo treno. Sempre coltivando l'intenzione e la gentilezza, non stiamo sbagliando se ci troviamo a commentare o a essere presi da qualche pensiero, né se per caso non ne dovessero comparire. Osservare la qualità della nostra mente così come osserviamo corpo, così come osserviamo il respiro, così come abbiamo osservato i suoni, con un'attitudine di presenza, di ascolto, di gentilezza, un passo indietro. Davvero come se potessimo immaginarci lo schermo della nostra mente come quello di un cinema, dove vediamo passare i titoli di coda o susseguirsi le immagini. Da un punto di vista della platea. E a volte alcuni pensieri saranno un po' più emotivamente carichi. Altri sembreranno salienti, altri meno. L'importante è provare a coltivare questa attitudine del lasciare andare, senza spingere, senza trattenere. Osservo che entra e che passa. Lasciare andare, lasciare essere. È proprio questa possibilità della pratica di osservare. Non è passività.
Tutt'altro è presenza. Quindi a riconoscere anche che pensieri sono pensieri, le immagini mentali sono immagini mentali e possono fluire, passare. Piano piano, con tutta la delicatezza anche dei momenti di transizione quando entriamo nella pratica, quando ne usciamo, anche se appunto possiamo cercare di coltivare la presenza anche fuori dalla pratica, quindi coltivando la presenza e l'attenzione anche nelle piccole grandi cose che facciamo durante il giorno, nei nostri gesti, nella nostra quotidianità, quindi ti ringrazio. Ringrazio tutti, ringrazio di partecipare sempre così attivamente. E vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Domani ci sarà Marina. Noi chiudiamo la settimana domenica mattina. No, lo sgocciolio di fondo c'è, è la fontanella dell'acqua che gira. Quindi sì. E, grazie a tutti quanti. Vi auguro davvero una buona giornata.